Facciamo un passo indietro di qualche mese. Pescara batte Lentella, sia in casa sia in trasferta, si guadagna l'accesso alle semifinali e sfida Zeman contro Delio Rossi. Ricordi? Ah, ricordi, abbiamo giocato due buone partite, siamo stati anche, se vogliamo, un po' sfortunati perché abbiamo avuto l'infortunio del portiere, quindi abbiamo dovuto fare dei cambi, diciamo un pochettino, obbligati, però le partite le abbiamo fatte tutte e due molto bene. Poi l'assurdità del calcio è che tu giochi un campionato intero come quello di C, dove non c'è il VAR. Arrivi alla semifinale e ti viene annullato un gol di Merola per 10 centimetri, anche meno per il VAR. Quindi, però è così il calcio. Io la cosa che contesto, L'arbitro del VAR era Massa. sì, ma io la cosa che contesto, lo dico apertamente, è che non si può, nel modo più assoluto, una squadra che fa già questi playoff sono un altro campionato. Una squadra che arriva davanti e che è arrivata davanti, in caso di partita, deve avere un vantaggio, se no è inutile che fai le squadre più forti o che fai, magari arrivi avanti 10 punti o 5 o anche 20. Operazione di Verratti dal Paris Saint-Germain, che ha lasciato il Paris Saint-Germain dopo tantissimi anni. Si è capito quanto aiuterà il Pescara? E questo ritorniamo sempre alle dolenti note, perché qui le scadenze sono fisse. Però poi quando devi sapere qualcosa tu, si sa quando vogliono loro. E quindi a oggi non c'è né traccia dell'importo a cui è stato venduto Verratti, né una scadenza su quello che sarà l'importo. Non essendoci l'importo, non si può calcolare quello che spetta alle varie società che hanno cresciuto Verratti. Quindi ci vorrà del Quota di tempo. solidarietà. Sì, ci vorrà del tempo. Allora gliela giro così la domanda, Presidente. Quanto spera di incassare Sebastiani da Marco Verratti? E non lo so, non Una lo so, speranza, ma senza. non lo so se i numeri sono quelli che abbiamo letto sui giornali, Pescara incasserà 500 Non le dispiace. mila euro. Ma non dispiace no, perché un campionato come quello che fa il Pescara costa dai 6 milioni ai 7 milioni. Il casco di Jarno Trulli, quello è un casco che ha fatto tante pole position in Formula 1. Vedi Alberto, lo sta inquadrando in primo piano il nostro Alberto. Se lui dovesse dire, Presidente, si mette il casco, giochi a rosso e nero al mercato di gennaio e provi a portare il Pescara in Serie B. Giochi a rosso e nero significa tutto per tutto, o va in B o il Pescara va male. Che cosa mi rispose? Lo mette il casco? No, non me lo metto il casco perché sarebbe un onore mettersi il casco di Jarno, ma non me lo metto perché non gioca a rosso e nero. Cioè, non è che se domani mattina andiamo in Serie B, chiudiamo e andiamo a casa, no? Pescara deve continuare a prescindere, quindi facendo le cose fatte bene, cercando di rafforzare la squadra se possibile, perché anche l'altro anno noi siamo stati bravi e fortunati a gennaio ad avere la possibilità di portare Merola qui, che giocava poco in Serie B, e di portare soprattutto Rafi, che ha fatto un girone di ritorno strepitoso. Facciamo un passo avanti, andiamo nel futuro di qualche mese. Io, Presidente Sebastiani, a giugno sono soddisfatto se. Ma sono soddisfatto, sicuramente sarei soddisfatto se vincessi il campionato, quello è fuori discussione, sarei soddisfattissimo. Sono soddisfatto se continuiamo a fare bene e arriviamo a giocarci, almeno a giocarci qualcosa di importante.